da sindaco di Salerno l'impianto di compostaggio l'ho fatto 15 anni fa, non ora. 15 anni fa, ed è nella zona industriale ed ha a 200 metri di distanza una clinica, si chiama Check Up, che lavora tranquillamente. Quindi stiamo parlando di un impianto industriale, né più né meno. I paesi dell'Europa più avanzati questi problemi li hanno risolti 20 anni fa e noi stiamo ancora a fare pippe e palle per un impianto di compostaggio. Non credo sinceramente che i tempi di realizzazione possano essere quelli indicati dal mio amico sindaco di Roma, Gualtieri. Lui ha dato come scadenza il 2026. In 2026 avremo ancora i gabbiani che passano sui lecci di Roma. Povero gabbiano. No. 3 anni non ce la si fa. Solo per fare un progetto esecutivo ci vuole 1 anno e mezzo se tutto va bene. C'è un problema delle forniture tecnologiche, non è neanche il problema quello di realizzare l'impianto, ma per le linee, per i forni, per le tecnologie. Queste vengono prodotte solo in Germania. Oggi per avere un'automobile devi aspettare 6 mesi se tutto va bene, figuratevi per aspettare un impianto di alta tecnologia, ci vorranno 2 anni solo per gli impianti. Quindi l'unica osservazione che mi sento di fare è che i tempi non sono quelli comunicati. Il 2026 sicuramente non ce la si fa, però stiamo parlando della capitale d'Italia, ma possiamo avere quella immagine della capitale. Allora, a Roma dobbiamo fare uno sforzo tutti. Credo che, fatto seriamente l'impianto, io mi farei dare la copia dell'impianto di Copenaghen, progettato da B.R. Kingels, che è un architetto geniale che è venuto a fare delle lezioni anche a Napoli, a Federico II.